Anche in Abruzzo, Trenitalia si prepara ad attivare nuovi servizi per il trasporto passeggeri in vista della stagione estiva che prenderà il via domenica 9 giugno e andrà avanti fino a domenica 8 settembre. Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, le città d'arte e i borghi, più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. A parlare della Summer Experience 2024 è Bruna Di Domenico, direttrice regionale per l'Abruzzo di Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del gruppo FS Italiane. La nostra offerta estiva prevede 154 treni al giorno che vogliono essere un'efficace risposta alla domanda di mobilità non solo della regione ma anche dei tanti turisti che verranno a trascorrere le loro ferie in Abruzzo. Torna il Cerrano Line, l'offerta lanciata l'anno scorso per la costa a nord di Pescara con l'introduzione di 10 coppie festive da Pescara a San Benedetto che fermano in tutte le stazioni. In questo modo l'offerta per raggiungere le spiagge della costa abruzzese, soprattutto Teramana, salgono a 52 treni al giorno nei feriali e a 36 nei festivi. Torna anche il Trabocchi Line a sud di Pescara che viaggia da Pescara a Termoli costeggiando la Via Verde, la pista ciclabile della costa adriatica e prevede 16 collegamenti la domenica e 22 nei feriali. All'interno del gruppo FS, RFI offre anche il servizio di assistenza ai disabili con l'obiettivo di annullare le barriere architettoniche. Un'attenzione particolare, Trenitalia la riserva inoltre ai servizi intermodali che combinano spostamenti treno più autobus per raggiungere infrastrutture come porti e aeroporti e alla possibilità di viaggiare trasportando gratuitamente anche le bici grazie a un protocollo d'intesa firmato con la Regione. Confermiamo l'intermodalità già attivata in Abruzzo in diverse città. Abbiamo collegamenti intermodali su Teramo, L'Aquila e Avezzano e su Pescara abbiamo appunto l'Air Link che è il collegamento in collaborazione con la società Tua che presenta dei bus diretti dalla stazione di Pescara Centrale all'aeroporto d'Abruzzo con orari coordinati. Altro servizio importante è il trasporto bici. Nella nostra regione è gratuito grazie a una convenzione attiva con la regione Abruzzo. Trasporto che è sempre più in crescita nella nostra regione. Abbiamo in offerta ogni giorno circa 2100 posti per le due ruote a bordo dei nostri treni, anche grazie alla circolazione di una particolare vettura tutto bici che offre 64 stalli e che circola in composizione a 26 treni la domenica e 21 il sabato. Sul fronte del trasporto passeggeri nazionale, per quest'estate i Freccia Rossa della linea adriatica che ogni giorno uniscono l'Abruzzo con il nord e il sud del paese salgono a 26. Fino al 15 settembre l'Abruzzo potrà inoltre contare su 4 Freccia Rossa al giorno e 2 aggiuntivi nel fine settimana anche a Giulianova e 2 giornalieri anche a Vasto San Salvo, oltre a 18 intercity che fermeranno nelle principali località balneari abruzzesi. Infine, per tutta l'estate, 2 nuovi Freccia Rossa collegheranno Bolzano e Pescara nei fine settimana. In Abruzzo portiamo circa 14.000 passeggeri al giorno e abbiamo ormai recuperato il calo di domanda che si era verificato in epoca Covid. Abbiamo raggiunto i livelli del 2019, chiudendo la parentesi di calo registrata per la pandemia.